Serra dei Fiori Galletto? Risposta E. Ehi, hai un ombrello? Perché se hai un ombrello non c'è problema, perché nel senso sei riparato dalla pioggia e niente, stai un po' fermo lì e niente, pensi a mille cose, pensi cosa fare, cosa non fare, pensi alla tua avventura come sta procedendo e poi niente, e poi ti pianto una nota interattiva lì e puoi procedere al prossimo passo dell'avventura. Invece poniamo l'ipotesi molto probabile che tu non abbia con te un ombrello, perché non so se tu hai nel tuo inventario l'ombrello, potresti averlo recuperato durante questa avventura, potresti averlo trovato o qualcuno te lo potrebbe anche aver regalato, oppure lo potresti aver vinto, che so, in un imprevisto. Comunque diciamo che tu sei senza ombrello. Se sei senza ombrello, tu vai sotto l'acqua che ti piove addosso. E vabbè, tieni un po' riparo il tuo zaino con tutti gli oggetti e tutto quello che hai accumulato durante il viaggio. Per un momento sei lì, insomma, che abbandoni la ricerca e stai così senza far niente per un po' di minuti. Ma quel poco che ti è bastato per rilassarti, c'è un'altra cosa. Fino a quando? Ma insomma, non so parlare oggi. Allora, per un momento abbandoni quindi la ricerca e stai così senza far niente per un po' di minuti e ti rilassi un po'. Tuttavia ti senti sempre più male e infatti poi il dottor Zangler ti certificherà una branchiopolmonite dovuta ai germi ittici contenuti nella pioggia. E quindi dovrai pagare 30 crediti e così guarirai. In ospedale comunque conosci un tipo che ti regala un ombrello. Segnalo nella tua scheda, così la prossima volta starai più attento. Queste piogge acide. No, non è piogge acide, queste sono piogge piene di batteri, cosa dico? Sono piogge malate. Ok, clicca per andare a procedere nella prossima avventura. Nella prossima avventura? No, nel prossimo step dell'avventura. Ciao! Videogames, videogame, anche nello spazio, yeah! Ma che cacchio!